Sto girando questo video a metà settembre, anche se poi non so esattamente quando lo pubblicherò, ma lo sto girando adesso perché sono nel pieno del mio mental breakdown, della mia crisi esistenziale, di come crisi depressiva o di come la vogliamo chiamare. Difatti, da un po' di giorni sto di nuovo entrando in quel ciclo in cui la mia vita non ha assolutamente senso, in cui mi guardo intorno e non capisco perché debba ancora essere al mondo e mi sento un po' come Britney Spears nel 2017, nel 2007, ma sotto steroidi. E mi domando perché non abbia ancora fatto un triplo salto carpiato dal balcone. Ora, detto ciò, questo è un tipo di crisi che mi è già capitato di avere, non è la prima volta che mi capita. Ho anche cercato di affrontarla da anni attraverso lo strumento principale con cui si affrontano questo tipo di crisi, cioè la psicologia. Ma se dopo anni che l'affronto sono ancora qui a provare gli stessi sentimenti, anzi, le stesse emozioni, anzi più forti, vuol dire che il problema è ancora latente. Infatti, questo genere di malessere è qualcosa che io provo da un bel po'. Prima forse era sopito, poi sono successe una serie di cose. Mi ricordo che dal 2016 in poi ho iniziato a riconoscere questo pattern, questo schema di sensazioni, di emozioni e di pensieri che ho appunto cercato di comprendere, affrontare e sconfiggere, ma che al momento sta vincendo. Ora, dato che io non ho voglia di farlo vincere, sono qui sia per condividerlo perché mi aiuta e secondo me aiuta magari altre persone che vivono la stessa sensazione, sia perché voglio raccontare quello che potrebbe essere un percorso che ho intenzione di intraprendere per cambiare, migliorare, perché evidentemente il problema c'è. Come dicevo, la sensazione principale che io provo in questi momenti è proprio quella in cui io non sento e non vedo il senso di nulla. Veramente, io mi guardo intorno e non mi sembra che niente abbia senso, che la mia vita non abbia senso, che le mie prospettive per il futuro non abbiano senso e che siano identiche a quelle del presente, quindi insoddisfacenti, e che il mondo circostante faccia schifo e di conseguenza io non voglia viverci. Ora, che cosa è successo? Andiamo un pochino più nel dettaglio, perché questa crisi è più forte delle altre e secondo me ci sono state una serie di avvenimenti che paradossalmente l'hanno peggiorata. Ora, cosa è successo? È successo che io sono tornata dalle vacanze. Ora, il ritorno dalle vacanze è traumatico per tutti, tenendo presente che le mie erano vacanze, però ho continuato a lavorare, quindi non c'è stato il trauma di riprendo a lavorare, ma ritorno a Milano. Al ritorno dalle vacanze, ho iniziato a provare una serie di sensazioni di malessere, un po' di malessere nei riguardi del mio fisico, perché sono ingrassata quando dovevo dimagrire e non mi ritrovo nel mio fisico e mi sento in colpa, verso me stessa, un po' di sensazione di insoddisfazione nei riguardi, proprio in generale, delle cose che mi sono successe, che mi succedono, dei traguardi che volevo raggiungere e non ho raggiunto, al di là di quello del peso, un senso estremo di solitudine perché un po' di amici hanno proprio lasciato Milano e non li vedrò per non si sa mai quanto tempo, il fatto che non ho una persona da conoscere, da frequentare, sono circondata da persone che non mi, che non ho persone da, diciamo, frequentare e su cui, come si può dire, che sperare mi portino a qualcosa di bello, un forte senso di disagio in generale e poi a tutto ciò si vanno ad aggiungere appunto le normali emozioni che una persona può provare. Quindi diciamo che mi sono sentita profondamente frustrata e insoddisfatta. Oltretutto io sono anche stata poco bene fisicamente. Niente di serio, però visto che avevo degli impegni a cui mi sarebbe piaciuto andare, il fatto di non star bene, me lo ha impedito e ovviamente questa cosa ha influito, anche se ritengo che il malessere psicologico e il malessere fisico a volte vadano di pari passo insieme al vento di merda che ti fa venire mal di gola, ma quello è un'altra storia. Comunque, succede che io appunto sto poco bene, sono giù di morale, poi quando sono giù di morale entro in questa spirale in cui meno faccio, meno farei, però ho bisogno di fare, però non posso fare, però non so cosa fare, eccetera, eccetera. E poi succede un avvenimento che in realtà sembrerebbe scollegato dal tutto, che però secondo me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questo avvenimento in realtà non mi riguarda minimamente di persona, ma riguarda il mondo intero, ma in maniera, diciamo, per certi versi distaccata. Cosa succede? Succede che è morta la regina Elisabetta, ovviamente lo sappiamo tutti. E uno dice, e quindi cosa cavolo c'entra col fatto che tu sia male? C'entra perché questo avvenimento, diciamo, è stato appunto la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso del mio malessere e mi ha mostrato altri lati del mio star male che finora erano un po' nascosti, che mi fa dire che bello, voglio dire già ne avevo 5.000 di cose che mi fanno stare male, dovevano aggiungersene anche altre. Comunque, la prima cosa che mi ha fatto pensare è che mi ha messo di fronte al fatto che una cosa che io non voglio accettare ed è difficile che mi dà fastidio accettare, cioè che noi non siamo eterni, che le situazioni e le persone non sono eterne, che le persone a noi care non sono eterne e che prima o poi tutto finirà. E purtroppo tutto finirà e magari diventerà più brutto, perché ad esempio a me il mondo attualmente, come a tanti, non piace. E il fatto che non ci sia più la regina Elisabetta, che era una
figura che a me piaceva, me l'ho reso un mondo più brutto, così come tante altre situazioni. Quindi mi viene da pensare che devo vivere in un mondo più brutto, che non mi piace, e non sono nemmeno più in grado di crearmi un mio mondo in cui mi rifugio quando proprio non ce la posso fare, come facevo un tempo, e mi ritrovo bloccata in un mondo che non mi piace. Per di più, una prospettiva che noi non siamo eterni, che prima o poi io, vabbè, le persone a cui voglio bene non ci saranno più, mi mette un'estrema angoscia e mi fa dire che, voglio dire, se già adesso sto male al solo pensiero, quando succederà starò peggio. Per cui, che senso ha vivere una vita insoddisfacente in previsione di un dolore molto forte? Leopardi, sei solo ed esclusivamente un principiante, ti consiglio di scansarti di fronte al mio malessere cosmico. Detto ciò, e battute a parte, perché comunque cerco sempre di prendere un po' sorridere, se no veramente non ce la posso fare, questa cosa mi ha fatto appunto riflettere su tutte queste situazioni e sul fatto che comunque noi siamo obbligati ad accettare situazioni che magari non ci piacciono, e tra l'altro mi ha anche messo di fronte al fatto che io vivo nel passato, ma sto male a pensare ai ricordi, perché a volte penso ai ricordi in cui la situazione era migliore di quella attuale, guardo delle foto, dei video e penso a come stavo meglio senza rendermene conto in passato e di come questo mio malessere, di come certe cose brutte che sono successe io non sapevo sarebbero successe e ero diciamo innocente e ignara di tutto. Anche qui voglio dire, il livello di allegria è che veramente in confronto Marco Masini canta le canzoni di Raffaella Carrà. Ora, detto ciò, ovviamente questa visione del mondo è angosciante perché dico, vivo adesso stando male sapendo che prima o poi starò peggio. Non riesco a ricordarmi le cose belle del passato perché mi fanno stare male, perché in passato stavo meglio di come sto adesso. Voglio dire, il mondo non mi piace, mi tocca pure viverci, non posso farci niente, cioè voglio dire, che angoscia. Non ho prospettive per il futuro perché comunque non riesco a immaginarmi un futuro migliore. Voglio dire, effettivamente, con questa visione della vita non ti viene tanta voglia di vivere, diciamola proprio tutta. Cioè, è abbastanza, diciamo, angosciante. Ovviamente questi pensieri sono iperbolici e esasperati dal contesto, dal malessere, però non è la prima volta che li ho, adesso li ho più forti e più consapevoli, e di conseguenza significa che se questo ciclo è ricorrente e ogni volta peggiora, che c'è qualcosa da fare. Ora, io avevo cominciato ad avere i primi pensieri di mi butto dal balcone perché nulla ha senso nel 2000, veramente intensi nel 2016. Prima ero stata molto male per tante cose, però non ero mai arrivata a questo genere di pensieri. E anche lì c'era stata una causa scatenante stupida, perché era stata stupida, che però mi aveva portato aveva praticamente rotto qualcosa e aveva fatto trascinare questo malessere. Ho cercato di affrontarli negli anni con la terapia, con altre metodologie, ma non sono mai effettivamente riuscita a superarli. Il problema è che adesso, a mio avviso, sono anche peggiorati perché nel 2016, a parte che ero più giovane e ero anche un pochino più, mi permetto di dire, cazzuta. Ma perché? Perché un sacco di cose, alcune cose che io adesso ho e che pensavo mi avrebbero migliorato la vita e mi avrebbero reso molto più serena, non le avevo, quindi c'era il pensiero di raggiungendo questo obiettivo io starò meglio, ma poi ho raggiunto alcuni di questi obiettivi, tralasciando che avevo delle aspettative molto alte e sono rivelate insoddisfacenti, ma comunque raggiungendo questi obiettivi pensavo che sarei stata meglio, ma in realtà non è così, e quindi ho questo malessere di dire, vabbè, ma se allora che cosa devo fare se nemmeno le cose che pensavo avrebbero fatto stare bene mi avrebbero fatto stare bene? Poi c'è tutta la stanchezza di questi ultimi anni che sono stati molto pesanti, e non mi riferisco soltanto a quello che è successo nel mondo, che ha pesantito tutti, ma parlo proprio di quello che è successo a me e di quanto siano stati pesanti. Ovviamente gli anni, più sono pesanti, più te ne porti avanti, cioè più aumentano gli anni pesanti, più sei stanco. E non sono riuscita a trovare un controbilanciamento che, diciamo, ripulisse un po' da questa spazzatura di emotiva e di stanchezza, mi togliesse un po' di pesi di dosso e mi facesse stare di nuovo bene, ed essere piena di energia e voglia di fare. Perché a volte riprovo a ritrovare quello stato d'animo grintoso che avevo ai tempi, anche quando stavo male, ma non lo riesco più a ritrovare se non per qualche breve momento. E tutto viene superato, viene appesantito da questi malesseri che il mondo peggiora. Difatti io ai tempi ero anche un po' più brava a ricrearmi una sorta di mondo personale in cui se quello che mi succedeva intorno o quello che succedeva nel mondo reale, perché comunque mi sento molto collegata a ciò che succede sulla Terra, sono molto turbata da quello che succede sulla Terra, che sia il cambiamento climatico, che sia la guerra, che sia appunto la morte della regina o quant'altro, il grande fratello VIP ad esempio, per dire, sto scherzando. Un tempo riuscivo comunque, diciamo, tra virgolette, a isolarmi. Un tempo avevo anche molti più amici, avevo molta più vita sociale, avevo molte più attività extracurricolari, diciamo, quindi mi era più semplice. Adesso ho molte meno di queste cose, anche se ne ho altre che sono altrettanto, sono quasi più belle, però comunque ho meno di queste cose e quindi mi ritrovo profondamente in crisi. Ora,
Dato che in questi giorni io sto male e mi sono già capitati, e come per dirla in francese, mi sono rotta il cazzo, ho deciso che non mi arrendo, non mi arrendo, perché non ho voglia di continuare a vivere così, perché come ho appena detto, la vita in questa maniera è profondamente angosciante. Non ho voglia di vivere una vita profondamente angosciante, perché anche basta, perché veramente, veramente non trovi il senso della vita se tutto quello che immagini è dolore, frustrazione, tristezza, apocalisse, cioè. Quindi ho deciso di riprovare seriamente a cambiare il mio stato d'animo, la mia vita e migliorare il mio presente, il mio futuro e anche il mio passato, perché io col fatto che mi sto interessando a tutte queste cose spirituali, eccetera, eccetera, ritengo, e non è che lo ritengo io perché sono più brava degli altri, ma tutte le cose, ho seguito molte cose e molti lo dicono, che guarendo il mio presente, il mio futuro, posso guarire anche il mio passato e anche quello delle mie generazioni passate, delle generazioni passate che mi hanno preceduta, perché poi penso che molto del dolore che mi porto addosso sia un dolore intergenerazionale, un karma familiare che ho bisogno di comprendere, perché vengo da due rami di famiglie piuttosto complesse, per motivi diversi, però dove c'è molto karma familiare irrisolto, che se devo smazzare io, che palle, però visto che sono la persona più consapevole, la faccio in primis per me stessa, ritengo che sia anche la cosa giusta da fare. Quindi, quello che voglio fare è un percorso che andrà dalla psicologia alla spiritualità, alle cose un pochino più frivole per stare meglio, perché realmente anche basta. Poi ho anche riflettuto, e ho quasi finito con diciamo, le mie condivisioni depressive, sul fatto che io sono molto creativa, eccetera, eccetera, però no, ho un forte blocco quando si tratta di immaginare un futuro dove le cose vanno bene. Mi spiego meglio. Ad esempio, consigliano molti dei guru, di quelli che ti dicono che vivere una vita migliore, ti consigliano di visualizzare la vita che vorresti, di immaginartela, di descriverla, di visualizzarla, di sentirla. Tutto giusto, tutto bello. Ma io mi blocco quando si tratta di visualizzare le cose che vanno bene. Sono molto legata, e secondo me questo è un po' anche quello che ci fa vedere la televisione, o così, al pensiero di rinascere e migliorare la mia esistenza partendo dal basso, tipo tocchi il fondo e cominciare a salire. A me affascina molto il pensiero di tocco il fondo e cominciare a salire. Il problema è che mi sembra di essere bloccato in un loop in cui io continuo a toccare il fondo, provo a risalire, vado giù, continuo a toccare il fondo, provo a risalire, ma non riesco mai ad andare oltre, non riesco ad andare oltre perché non ho ancora trovato gli strumenti per andare oltre, ma anche perché non riesco a visualizzarmi ad andare oltre. Riflettendo sulla vita, ho proprio capito che io non sono in grado, al momento, la mia mente ha un proprio un blocco quando si tratta di immaginare la vita che mi va bene, quando si tratta di immaginare una cosa bella, ad esempio, che ne so, una relazione felice, un lavoro stabile, una vita stabile, degli affetti, anche una banalità, non riesco a immaginarmi con il fisico che vorrei mantenendolo. E uno può dire, in che senso? Nel senso che mi posso immaginare a dimagrire, faccio proprio un esempio spiccio, mi posso immaginare a dimagrire e a raggiungere la forma che voglio, ma non riesco a immaginarmi a mantenerla. Mi immagino che la raggiungo, poi declino e decado, come proprio la decadenza più totale. Quindi ho proprio questo blocco per cui io sono molto ancorata al mio malessere, sono molto ancorata all'idea di il momento di quando me ne rendo conto e cerco di iniziare un percorso per rifarlo, ma sono anche molto ancorata al fatto di continuare a cadere e non all'idea di vivere felice, perché evidentemente nessuno mi ha insegnato come si vive felice. E quando io cerco di prendere insegnamenti al di fuori da me e dalle persone che conosco, perché nessuno mi ha aiutato, lì ho ancora dei blocchi, proprio dei rigetti che mi fanno dire no, ok, va bene, ma no. Quindi ovviamente, perché tutto ciò si ricollega all'idea che io non riesco a immaginarmi un futuro sereno, ma mi immagino solo un futuro di angoscia, dolore e tristezza dove le cose peggioreranno. Ora, chiaramente secondo me c'è una specie di vibrazione mondiale per cui le cose non vanno tanto bene e questa cosa influisce su tutti noi perché alla fine siamo tutti in qualche maniera connessi. Ciò non toglie che però anche basta, cioè veramente io mi sono stancata e l'ho proprio notato questi giorni in particolare, anche perché mi sono detta se io sto così male per situazioni che non mi riguardano personalmente, cioè vuol dire che c'è proprio un forte problema. Quindi voglio davvero seriamente lavorare su per stare meglio anche con degli strumenti che non ho utilizzato in passato, perché io ho fatto tanta terapia, sono però molto scottata perché non mi è. Alcuni terapisti mi hanno aiutato, ma altri proprio a zero, visto che sono soldi, tanti. È brutto quando tu investi dei soldi rinunciando ad altro, e adesso è un periodo un po' più complicato anche per fare la terapia perché ho delle cose da pagare, robe del genere, e vedi che non ti danno risultati sperati. Poi non è una scienza esatta, si tratta della mente, la mente è complessa, però lo vedi anche tu quando comunque stai meglio o stai peggio. So che a volte devi stare peggio per stare meglio, però se stai peggio per stare peggio, e allora
non ha senso. Quindi diciamo che sono un pochino frenata l'idea di ricominciare perché non ho ancora trovato chi veramente mi aiutasse come si deve, però allo stesso tempo non voglio perdere la speranza perché se perdo la speranza, come già in parte sta succedendo, non ce la posso fare. Mi rendo conto che nella maggior parte delle cose che ho fatto sono proprio fallite o comunque non erano adatte a me, sia che si vada dalla terapia, sia che vada da percorsi snellenti. Io sono molto fissata con il corpo perché è un grande peso per me, sia che si vada dalla conoscenza di persone con cui instaurare qualcosa. Mi è andato praticamente tutto male. O comunque non ho mai ottenuto i risultati che speravo di ottenere, che altre persone con lo stesso metodo hanno ottenuto. Però ciò non toglie che non ho intenzione di cedere, perché mollare significa arrendersi, arrendersi significa lasciarsi travolgere da tutta questa tristezza. Veramente, se nella mia mente nulla ha senso, allora e mi lascio travolgere dalla tristezza, allora vuol dire che, voglio dire, posso anche facilmente buttarmi davvero dal balcone, perché che cazzo, che senso ha la vita? Perché impegnarsi a lavorare, a fare le cose, se tanto niente ha senso? Quindi ho deciso che ci proverò di nuovo. Voglio però raccontare il mio percorso perché io ritengo che un sacco di persone oltre a me stiano male, non riescono a capire come stare meglio, non riescono a capire il loro malessere, che il loro malessere sia profondo, non vada soltanto nel nostro presente, ma anche nel nostro passato. E quando parlo di passato parlo anche delle generazioni passate. Quindi ho deciso di raccontare quello che sarà il mio percorso nella speranza di stare meglio. Io sto girando questo video e non so se con le cose che farò starò meglio, ma voglio provare a raccontarlo nella speranza appunto di riuscire a portare a me stessa e a tutti voi dei consigli che vi facciano veramente stare meglio e che facciano soprattutto stare meglio me. Il percorso che ho intenzione di fare si snoderà su varie, diciamo, su vari lati. Quello chiaramente della terapia, quello un po' più spirituale con una serie di sedute di cose un pochino più spirituali. Vorrei fare ad esempio le costellazioni familiari, non so spiegare cosa sono, ma che è, perché comunque è lunga, però magari ci entriamo più a profondo. Voglio cercare di affrontare un po' di più tutta quella parte legata al mio passato, dei miei avi, che dove secondo me si celano un sacco di blocchi. Poi ovviamente ci sarà anche una parte meditativa, magari una parte anche legata a tutto quello che mi sta interessando di più, della spiritualità, della magia, diciamo, cose del genere. Ci sarà una parte fisica, perché comunque ritengo che anche prendersi cura del proprio corpo, del proprio aspetto, facciano parte di un percorso di rinascita, di volersi bene. Fisica nel senso anche curarsi. A volte io vedo che quando sto, io non smetto mai di lavarmi, però a volte sono sciatta. Tipo in casa mi guardo, vedo che sono sciattissima e capisco che c'è un problema. Ci sarà anche una parte invece più sociale, visto che io sto molto male perché mi sento sola, devo cercare di coltivare anche questo, coltivare una parte di talenti. Sto cercando di elaborare un piano di azione. Penso che lo condividerò con voi proprio perché, oltre al fatto che siamo tutti degli egocentrici, ci piace raccontare i cazzi nostri online, ma anche perché io ritengo che quello che faccio io in qualche modo possa aiutare anche altri. E visto che se io sto male, e non ho trovato qualcuno che sia in grado di ispirarmi per adesso, magari posso essere io quella che ispira qualcun altro che sta male. E quindi mi piacerebbe riuscire a essere colei che non ho ancora trovato e magari che prima o poi troverò. Quindi niente, non ti ripeto, non so quando uscirà questo video. Comunque vi ringrazio per coloro che, se qualcuno è arrivato qua, mi faccia sapere, e se qualcuno ha dei consigli mi faccia sapere, se qualcuno sta male mi faccia sapere. Niente, ci vediamo nei prossimi video, dove parlerò sicuramente d'altro, ma ci vediamo anche nei prossimi video in cui inizierò a raccontare il mio percorso di crescita, di miglioramento e di evoluzione. Quindi grazie per essere stati qui e peace and love.